Thank you.
noto, il più grande compositore giapponese, ma uno dei più grandi compositori mondiali di tutto il mondo. Ha collezionato, forse uno dei compositori che ha preso più premi lui che tanti altri. Una caratteristica che magari non si sa è che il cinema deve molto a lui. Lui è vivente, ha 68 anni mi sembra, poi dimostra di meno, i giapponesi tutti quanti di meno dimostrano che mangiano bene e vivono con una filosofia molto più interiore rispetto alla nostra. Molti registi cinematografici hanno scelto le composizioni di Sakamoto e le hanno abbinate ai film, quindi non è che il film è stato abbinato alla musica, ma sono state prese le composizioni veramente bellissime. L'ultimo film che lui che è stata adattata alla colonna sonora, deve uscire fra una settimana, si chiama Inception, sicuramente al cinema uscirà anche da noi. E invece l'ultimo film che abbiamo visto è stato The Revenant, Il Sopravvissuto, dove Brad Pitt finalmente ha avuto l'Oscar che si aspettava da anni, e ha avuto l'Oscar anche alla colonna sonora. Brad Pitt mono attore, cioè recita da solo in questo film, dove lui è sopravvissuto in una serie di intemperie eccetera, e questo brano che sto per suonare, Solitude, tratto da questo film, appunto, dà proprio il senso dell'angoscia, della perdizione, della paura, no? Quindi veramente il regista è stato bravo a scegliere questo brano a questo film. Per poi seguire invece Energy Flow, sbaglio sempre la scaletta, Energy Flow, colonna sonora del film Il Piccolo Buddha, dove ha preso Oscar Sakamoto, lui. Il tema è il deserto, acqua, appunto, dove ha preso Oscar lui, Sakamoto. E poi Merry Christmas, Mr. Lawrence, che è uno dei brani insieme a quello di Piazzolla che ho suonato prima, Libertango, fra tutte le varie edizioni, più di un miliardo di visualizzazioni, facendo il calcolo di tutte le versioni di Merry Christmas, Mr. Lawrence. Film omonimo, è stato adattato a un film che si chiama Furio, è veramente molto bello. Io vedo quando suono questo brano, l'ho inciso anche nei CD che mi porto dietro, chi vuole acquistare i miei dischi, noi viviamo di questo, appunto. E vedo il pubblico, io sempre, ovunque vado, mi dovete credere, in qualsiasi occasione, è un aspetto così ipnotizzato, sembra che mi sarà fatto una specie di anestesia, perché dà un senso di quasi alienazione. E non è che succede solo a voi, succede anche a noi che lo sogniamo, E di solito si chiude il concerto con quel brano, invece io poi ci ho messo Rachmaninoff per dargli una bella chiusura, come si deve. Grazie ancora. Thank you.
padre russo, è naturalizzato americano, cioè aveva preso la cittadinanza americana perché lui è scappato dalla guerra all'epoca e aveva preso cittadinanza di rifugiato in America, però insomma gli aneddoti, i vari film, perché si parla del tardo Novecento, quindi non si parla di 4 secoli fa, aveva il suo appartamento, ci sono delle foto, perché la macchinetta fotografica già c'era, con tutti i souvenir russi, perché aveva sempre la nostalgia, un po' come Chopin, che aveva la nostalgia della Polonia, no? E succede pure a noi italiani quando andiamo all'estero, anzi, tantissimo. E lui, quando scriveva, componeva, parlo di più grande compositore del Novecento, grande perché sentiva la musica, infatti Rachmaninoff, noi pianisti, quando io ricordo quando ero studentessa, quando sentivo qualcuno in qualche stanza del conservatorio studiare Rachmaninoff, lo prendevamo e dicevo sei matto, e poi me lo ritrovo io a studiare, perché è un'impresa perché lui raddoppiava tutto, cioè aveva in mente una melodia e la scriveva per 10 note, cioè l'accordo più facile di Rachmaninoff sono 10 note, quindi è questo. E lui quando componeva aveva lo studio vicino alla finestra e immaginava sempre la piazza di Mosca, tanto amata, con le campane della chiesa ovviamente, e quindi questo brano qui, famosissimo, di una bellezza incredibile, perché ci sono queste due parti, no? Forse una parte russa e una parte americana, una parte melodica, una parte ortodossa. E questo preludio di Rachmaninoff è stato tra l'altro adattato a tantissimi film e il regista non si è reso conto che opera d'arte è, che questo va suonato da solo, non va adattato ai film. Appunto il preludio, come è scritto nei vostri programmi, chiedo scusa, opera 3 numero 2. Invece la variazione opera 18 fa parte di un'opera, l'opera 43 di Rachmaninoff. E qui lui ha preso spunto dal tema di Paganini, famosissimo, e lui ha trascritto questo brano bellissimo per pianoforte orchestra, e io ve lo farò sentire perché è una melodia molto conosciuta, triplicata, raddoppiata, a modo di Rachmaninoff, e chiuderò con questo studio micidiale, opera 23 numero 5, che adesso siamo a Pescara, non so, certamente in un parco in cui c'è da rispettare proprio, posso dire anche una parola un po' dilettale, i miei colleghi mi dicono tu sei mat, sì, perché è bellissimo, è un brano che abbiamo ascoltato sicuramente, magari non volendo, di sfuggita in radio, in televisione, o gli appassionati di musica lo conoscono tutti, però è un brano in cui il pianista sfida se stesso, sfida il pianoforte, e vediamo fino a quando vinci, chi vinci tu, il pianoforte, o vinci tu pianista, quindi vi saluto con questa triade, con questi pezzi di questo grandissimo autore russo. Poi alla fine del concerto sicuramente l'assessore Maria Rita Carota, sì, un saluto al pubblico tuo, perché musicarte, questo concerto fa parte del pacchetto di musicarte del parco, no? Però il pianoforte merita, io quando suono il pianoforte, è importante il pianoforte, ecco, perciò solo piano, cioè è lui, un po' a forma di cuore, no? E quindi sta a noi a non offenderlo e studiarlo sempre, ovviamente, e mettere anche in luce una parte di letteratura musicale, come ho fatto questa sera, cioè un excursus da Bach fino ai giorni nostri. Thank you.
perché io sono ancora rapita, penso, di esprimere il pensiero di tutti noi che siamo presenti, veramente rapita dal fatto che anche da un fisico così esile e minuto possa uscire apparentemente, c'è anche il mio mento, questa energia che è unita alla bravura, alla capacità incredibile di approfondire, di conoscere, proprio ci ha allietato veramente tanto. Quindi di nuovo tanti complimenti. C'è tanto studio dietro, perché il programma è veramente molto impegnativo, quello di stasera è veramente tanto impegnativo, quindi grazie di questa serata di grande bellezza e di grande emozione. Grazie. Bellezza diceva, a proposito di Russi, Dostoevsky salverà il mondo, no? E quindi questa è una manifestazione che io, dopo 2 anni di stop, sono riuscita a realizzare di nuovo alla 25ª edizione, grazie a questa bella signora, perché c'è stata la volontà. E qui la volontà è indice di sensibilità, la sensibilità è indice di cultura, cioè e quindi è questo. E la manifestazione Musicarte Papo, questo festival, non è finito, finisce il 19 di ottobre con un gala di danza molto bello, danza 100%, dove ci sono il classica, quindi parlo di tutù, eccetera, e quindi mi fa molto piacere, è il terzo appuntamento con la danza, e sperando che a Natale ci vediamo per qualche altra occasione. Carlo Macci mi ha chiamato tante volte, oggi è stato un matrimonio a Castel di Sangro, era morto, secchito. Mi ha detto: Gabriele, rifacciamo a Natale un concerto, perché dobbiamo fare un concerto dedicato a Carlo Pace, abbiamo questo debito. E pensate che io questo concerto qua ho la replica sabato, poi l'altro sabato, quindi lo studio non finisce mai. Roseto degli Abruzzi, mando qualche WhatsApp. Quest'estate ho fatto, penso, 25 concerti, penso. Dottore, lei mi ha mandato sempre l'invito, sì, per me. Non è una passeggiata, quindi gli altri andavano al mare, io studiavo, poi mi hanno mandato anche i vigili urbani a casa, sì, perché il giorno di Ferragosto stava un Chopin, dava fastidio a mandarsi in vano. Gli arrosticini no, gli spari, anche i vigili di San Rocco, no, ma dava fastidio a Chopin, in via Dagnese, vabbè, proprio imbecille questa. Grazie per questi fiori, grazie mille, di tutte le tonalità, giustamente questa sera sono tutte le tonalità. Posso andare? Sì, infatti scritto fuori, ormai lo scrivo, cioè ormai non ho scappato. Allora, mi fa piacere che c'è qualche allievo, questo è un ragazzo qui che molto talentuoso, lo studia da un anno e un annetto, sì, molto molto talentuoso, Riccardo, perché si vede un po' da lì, dall'inizio, io sono anche insegnante di pianoforte, e conciliare concerti e insegnamento vuol dire non avere tempo neanche di spremere un brufolo, quello che c'è ogni tanto, non spesso, capita qualche ragazzo un po' geniale, a parte l'impegno, ma con una percezione in più di forse quelle cose che ho detto. Un bambino dell'elementare, seppur molto vivace, però ha un'intelligenza forse superiore, posso dirlo, perché è un'intelligenza alata, cioè alata non con le ali, lata nel senso più grande, perché per suonare uno strumento non basta soltanto il fatto tecnico, ma serve l'interpretazione, quindi sentire i dattilografi che suonano, io me l'accorgo dal pubblico, quando tornano a casa con una soddisfazione sono contenta, perché sono riuscita a ridarvi quello che voi mi avete dato, perché io riesco a suonare solo quando riesco a emozionarmi io con le vostre emozioni, perché non ci deve stare la barriera. E quindi, e questo è bellissimo, perché è una comunicazione non verbale più potente di tutte le lingue di questo mondo. Allora, Pozgorek,
mentre lei è rimasto un po' deluso, vorrei sentire quel brano, ma purtroppo non lo posso fare, poi ti spiego perché. È lo stesso autore, Ianti Essen, ha tolto i diritti d'autore, quel brano dicevi tu. Sì, dei compositori moderni ci sono dei brani che si possono suonare, i brani che non si possono suonare. Questi, in Italia abbiamo la SIAE, Società Italiana di Lingue, per favore non lo riprendo. Dove ci sono i diritti d'autore, un po' come i libri, no? Però viene a casa.